This is Great Big Story. Oggi a Grande Storia parliamo di Paolo Borsellino, che fu per Giovanni Falcone qualcosa di più che un fratello. Fu l'altra parte di Giovanni Falcone. Era un uomo ironico e i due cementarono il loro sodalizio in quell'estate del 1985 che passarono insieme nell'isola dell'Asinara a scrivere 8.000 pagine della sentenza di rinvio a giudizio del maxi processo. Poi Paolo Borsellino ebbe molte polemiche quando divenne procuratore di Marsala, occasione che fu presa da Leonardo Sciascia per denunciare i cosiddetti professionisti dell'antimafia. Per fortuna i due fecero in tempo a fare pace prima della morte di Borsellino. E nel parlare della sua morte giova ricordare quelle interviste che lasciò nello spazio nei giorni che passarono fra l'uccisione di Falcone e la sua uccisione, interviste in cui disse esplicitamente che ormai si sentiva come un condannato a morte. Palermo, via D'Amelio. È il pomeriggio del 19 luglio 1992. La scena di una strage. Alle 16.58 un'autobomba è esplosa, uccidendo il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta, 4 uomini e una donna. I loro nomi: Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Agostino Catalano, Emanuela Loi. L'attentato giunge 57 giorni dopo quello di Capaci, in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta. È un'altra strage di mafia. Le indagini e i processi proveranno che a uccidere Paolo Borsellino è stata Cosa Nostra. Rimangono però irrisolte molte questioni e molti misteri sono ancora da chiarire. Che cosa è davvero accaduto in quei 57 giorni che separano Capaci da Via D'Amelio? Oltre a Cosa Nostra, si sono mossi altri soggetti. Chi e perché si adoperò per depistare le indagini fin dai primi minuti che seguirono l'esplosione? Non tutta la verità è venuta a galla. Non sono bastati 4 processi, migliaia di pagine di atti giudiziari, libri e commissioni di inchiesta. La storia è ancora in parte da scrivere. Allora noi eravamo vicini, abbiamo già sentito un tremendo vuoto qui,
tremendo botto, ci siamo guardati tutti con il posto e c'era un macello, i colleghi erano a terra sfracellati, solo uno. Sono passati pochi minuti dall'esplosione dell'autobomba. Sul luogo della strage, tra le carcasse di automobili ancora in fiamme, macerie e brandelli di corpi, si muovono decine di persone. La scena del crimine non è stata messa in sicurezza. Oltre alle forze dell'ordine, ai colleghi del magistrato ucciso, ai vigili del fuoco e alle telecamere, fin da subito si nota la presenza di uomini dei servizi segreti. Racconta il sovrintendente della squadra mobile Paolo Maggi, uno dei primi agenti giunti sul posto. In mezzo a questa nebbia, vidi che subito arrivavano tutti questi in giacca e cravatta, tutti con lo stesso abito. Una cosa incredibile. Gli uomini che gli agenti di polizia hanno identificato come appartenenti ai servizi stanno cercando la borsa del magistrato. È sul sedile posteriore della macchina. Al suo interno è custodita un'agenda dalla copertina rossa, sulla quale Borsellino scrive i suoi appunti più riservati. La borsa viene prelevata da un ufficiale dei carabinieri, il capitano Giovanni Arcangioli, che la porta fuori dall'area perimetrata. Viene esaminata e poi ricollocata sui sedili dell'auto di Borsellino. Di lì a poco sarà nuovamente prelevata e recapitata nella stanza di Arnaldo La Barbera, il capo della squadra mobile. Il 25 luglio, sei giorni dopo la strage, è Antonino Caponnetto, l'ex capo del pool antimafia, a denunciarne la sparizione. La borsa rimarrà per più di 3 mesi nell'ufficio di La Barbera. Quest'ultimo dichiarerà di non essersene occupato e di non avere mai guardato che cosa contenesse. Dell'agenda rossa, sulla quale il giudice annotava le sue riflessioni, si sono perse le tracce. Non sapremo mai che cosa Borsellino vi avesse scritto. Il 19 luglio, sera. Sul luogo dell'attentato arriva il ministro dell'Interno Nicola Mancino, accompagnato dal capo della polizia, Vincenzo Parisi. Contro di loro si scatena la rabbia degli agenti delle scorte. Che intervenire con Mitra! Siete gli incivili! Il Mitra non lo butta a nessuno, hai capito? Ha capito che il Mitra non lo butta a nessuno! Con me! La protesta si sposta poi di fronte alla questura. Gli agenti si asserragliano negli uffici della mobile, che abbandonano soltanto dopo una trattativa nella notte. A pochi giorni dal suo insediamento, il governo, presieduto dal socialista Giuliano Amato, è investito da una bufera senza precedenti. Le stragi hanno scavato un baratro tra la società civile e una classe politica già colpita dall'inchiesta Mani Pulite. Nei giorni seguenti più di 300 detenuti per mafia sono trasferiti nelle carceri dell'Asinara e di Pianosa e sottoposti al 41 bis, un regime detentivo durissimo. A Palermo sbarcano i primi contingenti dell'esercito. È l'operazione Vespri Siciliani. Pomeriggio del 21 luglio, la cattedrale normanna ospita i funerali dei 5 agenti di scorta. Le autorità hanno deciso che la cittadinanza sia tenuta all'esterno.
Al rito funebre possono partecipare soltanto i parenti e le alte personalità dello Stato. Per la gente di Palermo lì dentro non c'è posto. E non c'è posto nemmeno per molti dei colleghi dei morti tenuti fuori con la forza. La rabbia esplode. Si spaventano di far vedere che questa città, questo potere lo odia! La folla rompe i cordoni di sicurezza e invade la cattedrale. La contestazione investe anche il capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, appena eletto alla presidenza della Repubblica. E non risparmia il capo della polizia, Parisi, spintonato e colpito dai suoi stessi uomini. Il clima in città è rovente. La famiglia Borsellino ha fatto sapere che rifiuterà i funerali di Stato. Il rito si svolgerà in forma privata. Una lettera firmata da un gruppo di magistrati attacca Pietro Giammanco, il capo della procura palermitana che ha sempre avversato Falcone e Borsellino. Giammanco sarà di lì a breve trasferito per incompatibilità ambientale. Nei 57 giorni che seguono la strage di Cavaci, nonostante le sue insistenze, Borsellino non è mai stato ascoltato da Giammanco e nemmeno da Giovanni Tinedra, il capo della procura di Caltanissetta che ha competenza sulle indagini. Ma non solo. È stato escluso dall'inchiesta. Di più, gli è stata tolta la delega a indagare sulla provincia di Palermo. Più volte abbiamo visto nostro padre lanciare proprio delle urla di dolore per il fatto di non riuscire ad avere degli interlocutori. Più volte lui chiese di essere sentito a Caltanissetta in quanto sapeva delle cose, ma Caltanissetta, la procura di Caltanissetta, non lo volle mai ascoltare, tant'è che lui nel quello che diciamo è il suo ultimo discorso a casa professa dice proprio questo davanti a tutti. Prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle convinzioni che io mi sono fatte raccogliendo le confidenze di Giovanni Falcone, questi elementi che porto dentro di me, io devo per prima cosa rassemblare all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili. Il collega e amico di Giovanni Falcone, l'uomo che meglio conosce la mafia e sa come combatterla, è considerato una presenza scomoda. È stato lasciato solo. Paolo Borsellino nasce a Palermo nel 1940, nel vecchio quartiere della Calza. I genitori gestiscono insieme una farmacia. Paolo è il secondogenito e cresce con le due sorelle, Adele e Rita, e il fratello Salvatore. Come tanti suoi coetanei, frequenta l'oratorio e lì conosce Giovanni Falcone. Nasce così un'amicizia che non si scioglierà più. Dopo il liceo classico, Borsellino sceglie gli studi in giurisprudenza.
la laurea con lode giunge nel 1962, poi il concorso per entrare in magistratura. Il tirocinio si svolge negli uffici giudiziari di Enna. Nel 1967 è pretore a Mazara del Vallo, poi a Monreale. Nel 1968 ha incontrato Agnese Piraino Leto, figlia del presidente del Tribunale di Palermo. Si sposeranno di lì a poco e dalla loro unione nasceranno Lucia, Manfredi e Fiammetta. Nel 1975 Borsellino è di nuovo a Palermo, dove entra a far parte dell'ufficio istruzione guidato da Rocco Chinnici. Con il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, conosciuto nel periodo trascorso a Monreale, lavora alla sua prima importante indagine sulle cosche mafiose di Altofonte e San Giuseppe Jato. Il 4 maggio 1980 il capitano Basile viene ucciso di fronte alla moglie e alla figlia di 4 anni. È Borsellino a guidare le indagini. Da quel momento gli viene assegnata la scorta. Il giudice è entrato nel mirino di Cosa Nostra. Luglio 1983. Un'autobomba esplode in via Pipitone Federico e uccide Rocco Chinnici. Sui giornali, Palermo viene accostata a Beirut. A prendere il posto del magistrato ucciso è Antonino Caponnetto. Sarà lui, proseguendo i metodi investigativi introdotti da Chinnici, a dar vita al pool antimafia. A farne parte è chiamato anche Borsellino. Con lui ci sono Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta. Il pool rivoluziona le metodologie di indagine. Tutte le informazioni sono condivise. Si introducono gli accertamenti bancari e patrimoniali. I rapporti di polizia sono raccolti in un'unica banca dati. È un lavoro che dà ragione al pool e che apre nuovi filoni di inchiesta. La svolta che cambierà per sempre la storia della mafia siciliana giunge nel luglio 1984. Tommaso Buscetta, importante esponente di Cosa Nostra, è estradato in Italia dal Brasile. Ha deciso di parlare e raccontare tutto. Il 29 settembre 1984 il pool firma 366 mandati di cattura contro capi e gregari. È il prologo al maxi processo che prenderà il via il 10 febbraio 1986 nell'aula bunker del Luciardone. La sentenza di primo grado arriva il 16 dicembre 1987 con 346 condanne, di cui 19 ergastoli, che confermano l'impianto accusatorio e il principio per il quale Cosa Nostra è un'organizzazione strutturata verticalmente, con a capo una cupola che decide le strategie e gli omicidi più importanti. Borsellino intanto è a Marsala, dove occupa il ruolo di procuratore capo. L'aria di Palermo è divenuta irrespirabile. Si è aperta la stagione dei veleni e il pool è sotto attacco. Caponnetto ha lasciato l'incarico per raggiunti limiti d'età e i nuovi vertici, il consigliere istruttore Antonino Meli e il procuratore capo Pietro Giammanco, si muovono in direzione opposta a quella fin qui tracciata. Nel giro di pochi mesi il pool antimafia non esiste più. Borsellino è il primo, rischiando il procedimento disciplinare, a denunciare il clima di smobilitazione. Anche la sua nomina a capo della procura di Marsala è osteggiata. Sui giornali si parla dei professionisti dell'antimafia come di una nuova casta di intoccabili.
1992. Borsellino è di nuovo a Palermo con il ruolo di procuratore aggiunto. Il 30 gennaio la Corte di Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel maxi processo. Per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è incominciato il conto alla rovescia. Dicembre 1991. In una casa di Palermo si riuniscono i vertici di Cosa Nostra. Sono presenti tutti i capi mandamento della provincia. Salvatore Riina annuncia che Cosa Nostra deve andare alla resa dei conti. Il capo dei capi elenca la sua lista di morte. Ci sono i nemici giurati, Falcone e Borsellino, e ci sono gli ex amici, coloro che dalla mafia hanno avuto molto, ma che al momento di restituire i favori si sono tirati indietro, come l'ex sindaco Salvo Lima o l'ex esattore Ignazio Salvo, potentissimi uomini di potere. Riina ha promesso ai picciotti in carcere che gli ergastoli saranno cancellati. Ora però deve prendere atto che le cose andranno in ben altro modo. Salvo Lima è il primo a cadere. Lo uccidono il 12 marzo a Mondello. Riina però vuole qualcosa di più eclatante. Un attentato clamoroso che affermi la forza militare di Cosa Nostra e metta in crisi le istituzioni già scosse dall'inchiesta di Mani Pulite. Capaci, 23 maggio. Ma si fa a morire così? C'era un cunico, hanno scavato un cunico. Minchia, ma guarda che quanto gli hanno messo il tritolo. Ma che c'è messo? La bomba atomica, c'è messo? Ha spacciato una strada. Ora facciamo un passo avanti. Via D'Amelio, oggi. Una strada a fondo cieco, chiusa da un muro, oltre il quale c'è un terreno coltivato. La strada è piena di macchine posteggiate su entrambi i lati. In questo palazzo viveva la madre di Paolo Borsellino. Ogni domenica il giudice si recava a farle visita. Al piano terra, invece, abitava Salvatore Vitale, un mafioso legato ai fratelli Graviano, capi del mandamento di Brancaccio. È da lui che Cosa Nostra aveva saputo delle visite di Borsellino. In quel fine giugno, il progetto di uccidere il giudice viene accelerato. Che cosa è successo? Perché d'improvviso Riina ha fretta? Spostiamoci a Roma, in una strada che si affaccia su Piazza di Spagna, al numero 9 di via San Sebastianello. È la residenza romana di Vito Ciancinino. Qui l'ex sindaco di Palermo, l'uomo di raccordo tra Cosa Nostra e il mondo degli affari, è venuto a vivere dopo la sua scarcerazione. Nei giorni che seguono la strage di Capaci, un alto ufficiale del ROS, il reparto speciale dell'arma dei carabinieri, si incontra con Ciancinino. È il capitano Giuseppe De Donno e agisce d'intesa con i suoi vertici. Secondo quanto riferiranno poi i capi del ROS, quei colloqui sono finalizzati a prendere contatto con Cosa Nostra per porre fine agli attentati e ottenere informazioni utili per la cattura di Riina. Di questa iniziativa non è stata però informata l'autorità giudiziaria. Quella della spinta autonomista del ROS rispetto alle regole della polizia giudiziaria è una prassi consolidata nel tempo. Diciamo che nello stile dei reparti speciali dei carabinieri c'è stata sempre questa tendenza a travalicare quelli che sono i normali rapporti fra l'ufficiale di polizia giudiziaria e la magistratura.
i capi del ROS cercano invece una sponda nel mondo politico e informano il ministro della giustizia, Claudio Martelli, dei colloqui in corso con Ciancimino. Il ministro li sollecita a metterne al corrente i magistrati. Loro prendono tempo, fanno quello che hanno sempre fatto, cioè tendono a dilazionare nel tempo in modo da trarre, secondo il loro punto di vista, il vantaggio maggiore nell'acquisizione di elementi che in una normale investigazione forse non avrebbero potuto ottenere. Paolo Borsellino apprende casualmente dei contatti tra i ROS e Ciancimino soltanto il 28 giugno, durante un colloquio con una dirigente del Ministero. Per come l'ho conosciuto, difficilmente Borsellino avrebbe accettato l'idea di una collaborazione sotto banco, ma non solo con Ciancimino, con chiunque altro, perché Borsellino era un magistrato e come tale si comportava. In quello stesso colloquio Borsellino viene inoltre a sapere che, secondo un'informativa dei ROS, sarebbe arrivato il tritolo a lui destinato. Mio padre venne a sapere dell'arrivo del tritolo proprio per lui, cioè dell'informativa del ROS, soltanto per caso. Diciamo che l'allora procuratore Giammanco, che non venne mai sentito quale testimone dalla procura di Caltanissetta, gli negò proprio questa informativa. Borsellino si sente tradito. Ancora una volta avverte un senso di isolamento. Ai suoi amici ripete: «Sono un morto che cammina». Negli ultimi giorni la sua attenzione è rivolta all'inchiesta Mafia Appalti. È la cosiddetta Tangentopoli siciliana che va a toccare gli interessi strategici di Cosa Nostra e i suoi collegamenti con il mondo politico e imprenditoriale. Un'indagine che scotta. Nelle prime ore del mattino del 19 luglio, Paolo Borsellino riceve una telefonata del suo capo. Pietro Giammanco gli comunica che sarà finalmente autorizzato a seguire le indagini su Palermo. A Borsellino rimangono però soltanto poche ore di vita. Le indagini sulla strage sono assegnate, come prevede la legge, alla procura di Caltanissetta. A dirigerne gli uffici è Giovanni Tinebra. È lui, fin dalle prime ore, a contattare Bruno Contrada, un alto dirigente del SISDE. Tinebra gli chiede di collaborare alle indagini. Una richiesta irrituale. Tutte le informazioni che i servizi di sicurezza apprendono e che costituiscono elementi di reato devono per legge fornirli alla polizia giudiziaria. Non c'è nessuna possibilità di rapporto con la magistratura. Questa è la regola. In quel caso della strage il procuratore Tinebra ritenne invece di addirittura investire di indagini proprio il SISDE, e non solo, ma chiese anche al SISDE informazioni su quello che era stato da poco arrestato, cioè su Scarantino e sui suoi rapporti con la mafia, con le parentele, eccetera, eccetera. I vertici del SISDE danno il via libera. A Palermo, intanto, si segue una pista che porta dritta la famiglia mafiosa del quartiere della Guadagna, nella zona orientale della città. A dirigere le indagini è il capo della squadra mobile, Arnaldo La Barbera. Ha fama di duro. Anche lui, con il nome in codice Rutilius, è stato un informatore del SISDE. Le indagini di La Barbera puntano a un piccolo malavitoso. Si chiama Vincenzo Scarantino. Campa con il piccolo spaccio e la vendita di sigarette di contrabbando.
del mafioso non ha nulla, tranne una parentela acquisita con il boss del quartiere della Guadagna, Salvatore Profeta. Scarantino è considerato un individuo facilmente manipolabile. Lo arrestano il 27 settembre e da quel momento la sua vita cambia per sempre. Ad accusarlo sono due balordi di quartiere. A rafforzarne il profilo criminale giunge una nota riservata del SISDE che lo accredita come pienamente inserito nella cosca mafiosa. Il 24 dicembre Bruno Contrada viene arrestato dai giudici di Palermo. È accusato di aver passato informazioni a Cosa Nostra. Scarantino intanto è in carcere. Nella cella di fronte alla sua è stato messo un confidente di La Barbera. Si chiama Francesco Andriotta, un ergastolano al quale sono stati promessi benefici e sconti di pena. Andriotta riferisce che Scarantino gli avrebbe raccontato tutto. Lui, Scarantino, avrebbe commissionato il furto della 126 utilizzata come autobomba. Lui l'avrebbe presa in custodia e poi riempita di esplosivo. Ma Scarantino nega e respinge ogni accusa. Lo trasferiscono nel supercarcere di Pianosa, in regime di 41 bis. Qui riceve periodicamente la visita di La Barbera e dei suoi uomini, inquadrati in uno speciale gruppo investigativo denominato Falcone Borsellino. Tant'è che lui a un certo punto dirà: io sono stato tutto il tempo a cercare di convincerli che non è che non volessi collaborare in astratto. Tant'è che cercavo di dirgli: parliamo di droga. Ma quelli volevano che io mi pentissi sulla strage e chiaramente io non sapevo nulla. E quindi diciamo che hanno dovuto usare mezzi più convincenti per indurlo alla falsa collaborazione. Questi incontri sono regolarmente autorizzati dalla procura di Caltanissetta. Il 24 giugno 1994 Scarantino, ormai stremato, si dice pronto a collaborare. Parla, racconta, chiama in causa, afferma persino di aver presenziato alla riunione della cupola nella quale furono decise le stragi. L'avvocato Rosalba Di Gregorio difende alcuni degli accusati da Scarantino. La sua lunga battaglia, condotta nelle aule giudiziarie, sarà decisiva per smontare il depistaggio. Già sta collaborando, o comunque sta facendo finta di collaborare, sta facendo il pentito, diciamo. Già a partire dalla sera tarda del 24 giugno, diciamo, non c'ha più ragione di essere avvicinato per questi colloqui investigativi. Invece viene seguito per 10 giorni. Ci hanno detto: ma no, erano con la scusa di colloqui investigativi. Noi siamo andati lì, non abbiamo investigato proprio nulla, abbiamo fatto compagnia al soggetto. Non abbiamo mai parlato di cose processuali, figuriamoci. Siamo stati lì per proteggerlo, ma proteggerlo da cosa? Questo era dentro il carcere del 41 bis di Pianosa. Diciamo che gli hanno fatto compagnia, qualcosa come, non so, dalle 10 di mattina alle 9 di sera, alle 10 di sera, insomma una cosa del genere, per 10 giorni consecutivi. Dalle dichiarazioni di Scarantino scaturiscono 2 distinti processi, il Borsellino 1 e il Borsellino bis, che portano alla condanna a vita di diversi esponenti della famiglia mafiosa della Guadagna. Tutto sembra quadrare, eppure già nel gennaio del 1995, quando Scarantino viene messo a confronto con 3 nuovi collaboratori di giustizia, tutti importanti esponenti di Cosa Nostra, si comprende che qualcosa nel suo racconto non torna. Non solo Scarantino viene smentito in ogni suo passaggio, ma risulta evidente che in nessun caso Cosa Nostra si sarebbe affidata a un personaggio di così infimo calibro criminale per un attentato come quello di Via D'Amelio. I verbali di quel confronto non vengono però depositati agli atti del processo,
e la difesa non può prenderne visione. Se si è mandato un confronto, vuol dire che c'erano tesi diverse. Se voi non ce li avete depositati, questo era normale pensarlo, vuol dire che non sono andati bene per Scarantino, perché altrimenti ce li avreste dati per spiegarci che era niente, la quintessenza della bontà del pentito. Quindi a questo punto le abbiamo chiesti all'udienza preliminare. Chiediamo al presidente, al giudice, che la procura depositi questi atti. La procura non deposita questi atti perché non riguardano comunque gli imputati di questo processo. È una cosa di indagine da fare. Di fronte a questo non... Vabbè. Ogni richiesta di esibire gli atti dei confronti tra Scarantino e i tre collaboratori di giustizia troverà l'opposizione della procura di Caltanissetta. Qualche mese dopo, Vincenzo Scarantino annuncia di voler ritrattare le sue accuse. Mi sono inventato tutto. È il 26 luglio 1995. Rilascia anche una dichiarazione registrata a un giornalista di Mediaset. La cassetta sarà sequestrata e tutti i contenuti cancellati dai server dell'emittente. Scarantino, messo sotto pressione dagli uomini di La Barbera, fa marcia indietro. Settembre 1998. Durante un'udienza del processo Borsellino bis, Scarantino cambia nuovamente versione. Dice: «Ho accusato degli innocenti. Sono stato torturato nel carcere di Pianosa e costretto dalla Barbera a inventare le accuse». Ed esibisce delle carte con domande e risposte scritte da altri. Tutti pieni di annotazioni. Dici questo, ti sei dimenticato quest'altro, sposta quest'altro, su questo punto che devo dire, cosa metto come causa del mio pentimento, e tutta una serie di annotazioni interessanti, diciamo, sul punto. Ma la ritrattazione di Scarantino non viene tenuta in considerazione. Niente deve intaccare un impianto accusatorio che pure fa acqua da tutte le parti. A nulla servono le perplessità e i dubbi sollevati già nell'ottobre 1994 dai giudici Ilda Boccassini e Roberto Saieva in due lettere che prendono le distanze dalle indagini e dalle sue conclusioni. Scarantino, sostengono i due magistrati, è chiaramente inattendibile. Questo depistaggio è frutto di una costruzione che è fatta anno dopo anno e per tutto questo tempo vengono fornite informazioni a coloro che dovevano indurre alla collaborazione e poi allo stesso Scarantino. E venivano forniti particolari che potevano essere conosciuti soltanto da chi aveva partecipato e non si è mai saputo da chi la polizia, la Barbera e i suoi funzionari avevano appreso queste informazioni per poter avere i riscontri a una falsità e a un depistaggio che naturalmente ha per anni è arrivato addirittura a sentenze definitive. Giugno 2008. Sono passati 16 anni dalla strage. I giudici raccolgono le confessioni di un nuovo pentito. Si chiama Gaspare Spatuzza e sta scontando l'ergastolo. È stato un uomo di fiducia dei fratelli Graviano, i boss del quartiere di Brancaccio. Spatuzza sa che i mafiosi condannati in base alle accuse di Scarantino sono estranei all'attentato. Lo sa perché lui c'era. Ha partecipato a tutte le fasi che hanno preceduto la strage. Ha rubato la Fiat 126. Poi ha guidato l'auto in un garage nei pressi di Via D'Amelio, dove è stata riempita dell'esplosivo che lui stesso ha procurato. Spatuzza ricostruisce tutti i passaggi della fase esecutiva, senza contraddizioni.
Un altro pentito della cosca di Brancaccio, Fabio Tranchina, racconta i sopralluoghi compiuti in Via D'Amelio insieme al suo capo, Giuseppe Graviano, e indica il luogo in cui questi si sarebbe posizionato per far esplodere l'autobomba con un telecomando. È quel terreno coltivato ad agrumi in fondo alla strada, nascosto da un muro. Il 13 ottobre 2011, il procuratore generale di Caltanissetta chiede la revisione delle sentenze di condanna pronunciate nei processi Borsellino 1 e bis. L'istanza è accolta. Alcuni dei condannati, in base alle calunnie di Scarantino, hanno passato in carcere 17 anni della loro vita. Erano tutti esponenti di Cosa Nostra, ma nessuno di loro era stato coinvolto nell'attentato. Il 20 aprile 2017 giunge la sentenza di primo grado del processo Borsellino Quater, che condanna i veri responsabili della strage. Le accuse di Scarantino e degli altri falsi pentiti erano non solo inventate, ma suggerite e manipolate. Quelle accuse, si legge nella sentenza, sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Oggi noi abbiamo purtroppo perso, perché sono deceduti, i vertici dell'organizzazione mafiosa e quindi la possibilità di ottenere la loro verità. Ma per certe parti e per certi versi forse ci vorrebbe un pentito di Stato più che un pentito di mafia. L'indagine sulla strage di Via D'Amelio è stata contrassegnata sin dall'inizio dalla volontà di depistare, dalla volontà di allontanare quanto più possibile le indagini dalla verità. Su questo non c'è dubbio. Io non credo che si possa fare un depistaggio di questa portata solo per ansia di risultato oppure per consegnare un qualunque colpevole all'opinione pubblica. Consideriamo che per mettere in atto questo depistaggio sono stati inventati a tavolino un collaboratore di giustizia, Vincenzo Scarantino, e altri due più piccoli, però che avevano la funzione fondamentale di essere da riscontro alle cose che aveva detto Scarantino. Penso che il depistaggio avviene perché c'è un regista, ma perché ci sono anche persone che lasciano fare, che si girano dall'altra parte. Tutte queste persone, ognuno con un ruolo che dovevano vigilare, non l'hanno fatto. Le responsabilità di queste persone che semplicemente si sono girate dall'altra parte sono così grandi e così gravi che forse non possono essere contenute in un'aula giudiziaria, soprattutto se non c'è la volontà di andare a fondo. Quello che è evidente è che è sotto gli occhi di tutti che ogni qualvolta si vuole andare a fondo su responsabilità che vanno oltre la mano armata della mafia, il meccanismo si inceppa e si interrompe. Probabilmente cane non mangia cane. Arnaldo La Barbera, il capo della squadra mobile di Palermo, il cui ruolo è stato fondamentale nella costruzione delle false confessioni di Vincenzo Scarantino, è morto nel 2002. Tre agenti della Polizia di Stato, che facevano parte della squadra di La Barbera, sono attualmente sotto processo per il depistaggio. Giovanni Tinebra, il capo della Procura di Caltanissetta,
è deceduto nel 2017. Il processo per la cosiddetta trattativa Stato-mafia è in corso e vede imputati anche i vertici del ROS. Salvatore Riina, condannato a diversi ergastoli, è morto in carcere nel 2017. Giuseppe Graviano sta scontando la condanna a vita. Gaspare Spatuzza e Vincenzo Scarantino vivono in località segrete. 28 anni dopo la strage di Via D'Amelio, una parte della verità è ancora nascosta. Non si può mai abbandonare la ricerca della verità. Questo è un imperativo categorico che mi sono posto per tutta la mia vita professionale e continuerò anche con le funzioni politiche che ricopro adesso attraverso magari la Commissione parlamentare antimafia, a cercare la verità, quella verità che giurai di cercare dinanzi le tombe dei miei amici e colleghi morti. Uno Stato che si rivela incapace o poco volenteroso nel dare verità, no? A carneficine di questo tipo, probabilmente è uno Stato molto lontano dalla democrazia. Capisco i familiari di Borsellino, li capisco benissimo, capisco perfettamente questa ansia di Fiammetta Borsellino che vuole sapere per quale motivo si è messo in piedi questo circo per evitare di raggiungere la verità. Great Big Story.